Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo una nuova recensione. Andremo a parlare di quello che potrebbe essere attualmente il miglior manga uscito nel 2024. Un titolo che stavo davvero tanto aspettando, uscito ufficialmente ieri, mercoledì 15 maggio, per Star Comics. Vi sto parlando di Patch Up of Horrors di Matsuri Akino. Eccolo qui con l'edizione italiana di Star Comics. Abbiamo l'arrivo in Italia di un grandissimo manga, di una grandissima mangaka, un manga josei scritto in Giappone tra il 1994 e il 1998, in totale 10 volumi. Star Comics ci porta qui in Italia l'adattamento della Bunko Edition giapponese, saranno in totale 7 volumi, con praticamente l'adattamento di un volume e mezzo rispetto all'edizione originale. Non ha le pagine a colori, perché vi ricordo che neanche la Bunko Edition giapponese le possiede, quindi non sono state riportate in questa edizione italiana. Stiamo comunque parlando di un manga josei che in Giappone ha fatto la storia. Annunciato lo scorso Lucca Comics, arriva qui in Italia un titolo di grandissimo pregio. Il manga poi nel corso degli anni ha ricevuto anche vari sequel, sempre dalla stessa autrice. Chissà che magari non possano arrivare per Star Comics, per ora ci accontentiamo della serie originale. Come ho detto a inizio video, era un manga che stavo aspettando tantissimo, però è andato ben oltre le mie aspettative. E sicuramente può candidarsi tra i migliori manga del 2024, nonché anche tra i migliori manga josei usciti negli ultimi anni. Ci tenevo proprio a dedicare a quest'opera un video più approfondito, così da farlo conoscere anche a più persone possibile. Mi raccomando, dategli una chance che non ve ne pentirete. Adesso andiamo a parlare in modo più specifico del manga in sé, perché tutto ciò che riesce a ricreare, partendo dalle ambientazioni ai personaggi e come si svolgono i capitoli, è tutto molto affascinante. Partiamo un po' dall'incipit della storia. Il manga è ambientato nel cuore di Chinatown, nel negozio di animali del Conte D, un luogo molto particolare dove si possono trovare una moltitudine di animali domestici che possono variare da cani, gatti, uccelli a quelli più esotici. La particolarità è che spesso gli stessi animali assumono una forma che soddisfa i desideri più profondi di una persona. L'uomo misterioso che gestisce il negozio sarà disposto a venderti questi animali, ma sotto un contratto specifico. Contratti che hanno tre condizioni che variano a seconda di ogni singolo animale domestico. Se però una di queste condizioni non viene rispettata, il negozio di animali non è in alcun modo responsabile delle conseguenze. Un incipit del tutto particolare, da come avete visto. E già da questo primo volume Patch Up of Horrors riesce a differenziarsi da ogni altro tipo di manga che abbia letto, e lo fa grazie al suo modo di essere originale e unico nella stesura. Ogni capitolo del manga si concentra su quello che è un cliente diverso, quindi possiamo dire che la serie ha una struttura che è più simile a quello che è un episodio vero e proprio, dove troviamo in modo ricorrente il nostro protagonista, il Conte D, una persona estremamente misteriosa, strana. Diciamo che è un grandissimo punto di forza del manga, sicuramente uno dei più grandi punti di forza. Le sue vibes, che sono anche molto dark, riesce a farti anche ridere, strapparti qualche risata ogni tanto, ma quel che è sicuro è che lui nasconde moltissimi misteri, come anche il negozio in sé, che sicuramente verranno rivelati nei prossimi capitoli. Il manga però, anche se viene strutturalmente presentato come episodico, ha una sottotrama generale che è importantissima, che ricorre sempre, che in realtà va a costruire quella che è la storia principale. Le storie, si sarà capito da anche come vi ho detto, sono molto ben scritte, e quello che si può capire grazie al manga è come va ad analizzare la natura stessa dell'uomo, con anche una dose spiccata di ambientalismo nascosta in queste pagine. Essere originali è questo il grande punto di forza delle storie di Matsuri Akino, avere quella che è una grandissima fantasia, soprattutto nella concezione degli animali in modo così differente. Anche leggendo la postfazione, proprio le varie influenze che ha avuto la mangaka nella concezione degli animali, si può notare tutta la sua grande immaginazione. Anche perché inizialmente il manga ha la stessa idea di un negozio di animali normalissimo. Il venditore ti dà dei consigli e ti dice qual è il cibo giusto per l'animale in questione, e si spera che poi ovviamente il padrone, l'acquirente, rispetti questi consigli, queste regole che vengono in qualche modo date, per far ovviamente anche stare bene l'animale. La differenza in Patch Up of Horrors è che la violazione di queste regole altera tutto il meccanismo, perché gli animali che vengono venduti possono avere dei poteri particolari e magici, mettere a repentaglio la vita dello stesso padrone o anche quella dello stesso animale. Infatti c'è un mistero che gira dietro all'opera, che poi è quello che costituisce anche la storia principale, la trama vera e propria. Ci sono alcune strane morti che sono collegate direttamente al negozio, che attira così gli sguardi di un altro personaggio,
personaggio estremamente importante, il detective Leon Orcutt, che è convinto che in queste morti c'entri il Conte D. Ma non accade mai nulla che possa appunto far indagare lo stesso Conte D e nulla che violi il contratto, anche se quest'ultimi potrebbero andare incontro a destini spiacevoli se non rispettassero proprio il contratto. In questo primo volume troviamo già animali molto fantasiosi, ad esempio un uccello dalle sembianze umane che ritrae quello che è un bellissimo ragazzo, una lucertola umana che sembra una donna con gli occhi bendati, un coniglio che assume le forme di una bambina e un Doberman che appare come un perfetto soldato guardia. Poi ora ovviamente non vi voglio spoilerare troppo, però Matsuri Akino è davvero molto brava a mischiare i generi e le atmosfere. Riesce a farti inquietare, impressionare, riesce a mischiare parti più thriller, più horror, alcune più di mistero, alcune più slice of life, tutto all'interno di queste storie. È un'opera che già da subito, per come io l'ho percepita, racconta uno dei tratti umani fondamentali, la sensazione che le regole siano state create per essere infrante. Ci chiediamo il perché, leggendo il manga, le persone in questione non rispettino le regole che vengono date nel contratto. Non credevano o forse non davano il giusto peso alle parole del Conte D, ma era lui a conoscere per davvero gli animali. Queste storie ti fanno capire che certe volte gli esseri umani sono disposti a tutto. Scelgono di correre quei rischi perché hanno paura più delle conseguenze se non corrono quel rischio. È un manga che grazie alla sua potenza potrà farvi provare tantissime emozioni. E poi ci sono quelli che sono i fantastici disegni di Matsuri Akino. Assolutamente un tratto straordinario, da come anche avete visto prima. L'eleganza traspare dal suo tratto, i disegni sono puliti, dettagliati, ottima dose di sfondi, ottima la retinatura, bravissima nelle espressioni facciali, soprattutto molto brava nel diversificare le atmosfere. Riescono a sposarsi perfettamente a quelle ricreate nel manga. Quindi siamo arrivati alla fine di questo video. Patch of Horrors è un manga che vi consiglio? Assolutamente sì, per ora lo considero assolutamente uno dei migliori usciti qui in Italia nel 2024 fino a questo momento. A tutte le carte anche per essere il miglior manga arrivati anche alla fine del 2024. Vediamo come proseguirà con i prossimi volumi. Se avete curiosità del titolo, mi raccomando, provate ad acquistarlo, dategli una chance. Avete già più di 250 pagine da leggere. Se qualcuno di voi avesse già letto questo primo volume, mi raccomando, mi faccia sapere il suo parere nei commenti, così possiamo sempre scambiare qualche parere. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.